Una riunione straordinaria del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica è stata convocata in tarda mattinata dal prefetto di Barletta Andrea Trani, Silvana D'Agostino, per discutere della realtà di degrado e sfruttamento fatta emergere dal programma televisivo Fuori dal Coro, andato in onda ieri sera su Rete 4. Le telecamere hanno documentato le condizioni in cui vivono i migranti che trovano rifugio negli spazi dell'ex teleferica di Barletta, a pochi metri dai lidi della litoranea di Ponente, in molti casi sfruttati dai caporali nelle campagne della provincia. Decine di stranieri vivono tra sporcizia, rifiuti, giacigli di fortuna e in condizioni igienico-sanitarie inesistenti. Nel corso dell'incontro in prefettura, svoltosi alla presenza dei rappresentanti provinciali delle forze di polizia e del sindaco di Barletta Mino Cannito, è emerso che la popolazione migrante, per lo più di origine tunisina, marocchina ed algerina, risulta in gran parte composta da lavoratori stagionali regolari che stanziano sul territorio comunale per un breve periodo dell'anno. Il prefetto ha evidenziato la necessità di garantire loro migliori condizioni di vita e al contempo prevenire situazioni di degrado urbano. Diverse quindi le azioni programmate dal comitato, tra cui la pulizia dei luoghi da parte del comune e l'installazione di bagni chimici. Previste inoltre attività di sensibilizzazione rivolte ai migranti perché utilizzino gli spazi messi a disposizione dalla Caritas per il consumo dei pasti. È importante che i migranti che giungono regolarmente sui nostri territori per svolgere lavori che contribuiscono all'economia nazionale possano soggiornare in condizioni conformi ai principi della dignità umana, ha dichiarato il prefetto, al fine di scongiurare comportamenti che possano incidere sulla sicurezza e sull'immagine delle nostre città. Posizione condivisa anche dal sindaco Cannito, intervistato sulla vicenda questa mattina, poco prima della riunione in prefettura. Noi per conto nostro abbiamo ieri deciso in giunta, prima ancora di vedere questo servizio, di dare alla Caritas altri 36.000 euro per funzione per il servizio di mensa sociale comunale. Questo che possiamo fare, quello che possiamo fare lo faremo, già domani andrà a Bars a ripulire, ma il problema è reale, di difficile e complessa soluzione. Quello che possiamo fare, quello che potremo fare lo faremo senz'altro.